E così mi sono detto, mi piace il software, perché non spenderci tutti i miei soldi e creare una stanza delle armi gigantesca, riempita di ASG da software e materiale tattico? Ciao ragazzi, io sono Red e questa è la stanza delle armi 2.0. Let's go! Oh, salve, non vi avevo visti. Andiamo a spiegare quindi come si svolgerà questo video. Io vi elencherò, come nel video vecchio, tutte le cose che ci sono qua dentro, seguendo un ordine non assolutamente casuale, non assolutamente sparso, e vedrete un po' tutto quello che ho. Vi spiegherò anche un pochino di cose interessanti che utilizzo, oltre ai fucili che adoro e idolatro. Per quelli di voi che mi stanno per dire, ma abbiamo già visto la roba, ma l'abbiamo già vista, non è che ci ripeti tutto quello che avevamo già visto? No, assolutamente. Vi farò vedere le cose più importanti, le cose più nuove, e poi quelle che avete già visto non è che mi ci soffermerò più di tanto, e soprattutto troverete un sacco di cose interessanti perché vi spiegherò e vi darò qualche chicca su come migliorare il vostro coso, quell'accessorio che non conoscevate, eccetera eccetera eccetera. Per quelli invece che mi stanno per dire un altro video pieno di spaccatura, andate a fare in culo. Si scherza ovviamente, rimanete pure anche voi perché ho rimosso le cose più stupide, quelle rotte, ho tenuto solamente le cose veramente interessanti, quindi anche voi troverete pane per i vostri denti. Stronzi. Allora, visto che siamo già qui, approfittiamone. Approfittiamone. Oh my God. Approfittiamone. Visto che siamo già qui, direi che possiamo partire con questo mobile qui. È un semplice mobile legno su cui io poi ho disposto a pianale tutte le armi. Partendo dalla cima della montagna troviamo il mio scudo da software tattico. È lo stesso modello che ci avete visto demolire nel video con il carro armato e che abbiamo provato a rompere nel fatidico video rompiamo uno scudo da software e ci facciamo male. Questo però è il mio, ci ho attaccato una bellissima patch police e questa peccina qua che ho scritto... Aspetta. With your shield or on it, cioè col tuo scudo o sopra, che è la citazione di 300. Visto che siamo in tema di spartani, troviamo anche il mio fucile da cecchino Amoeba. È lo Striker S01 con un paio di modifiche molto interessanti. Gli ho montato il rialzino per la guancia in modo tale da essere allineato meglio con il mirino. È un... Ci ho montato sopra un'ottica zoom della JS Tactical con uno zoom da 3 a 9x40 di apertura, le torrette che sono effettivamente a vista e funzionanti, e volendo gli si può anche attivare anche il reticolo illuminato verde, rosso e... basta. Molto molto carino e fa il suo sporco lavoro. Subito qui di fianco trovate questa brugolina qui, questa vitina qua insomma, che vi serve per andare a regolare l'op-up. Io vi consiglio sempre la linea Striker della Amoeba, poiché sia S01, ma io consiglierei l'S02 perché è stato migliorato ed è più nuovo ovviamente. Sono la linea di cecchino in Italia secondo me migliore. Non sono fan di Novrich ragazzi. Sono fan di Novrich, ma non sono tanto fan dei suoi cecchini. Secondo me in Italia è meglio una cosa del genere, con ovviamente tutto il rispetto e amore che provo per Novrich. Primo, vai indietro di un paio di passi e letteralmente cacati in faccia! Finendo di guardare questo affare, troviamo ovviamente il bipiedino in modo tale che uno lo possa appoggiare, regolabile anche in altezza, e poi, scusami, il silenziatore è dedicato sempre della Amoeba con queste scritte arabeggianti. In questo secondo pianale invece ci sono un po' di quelle armi che tendenzialmente non uso mai, tutto questo scaffale a parte, questa parte in alto sono armi che ho preso ma uso poco. Primo troviamo lo Shorty della Tokyo Marui, carino ma non lo uso praticamente mai, ha ovviamente tre canne, è molto... plasticoso, se devo essere sincero, perché l'impugnatura e il resto sono tipiche da Tokumarui, quindi un pochino di plastica, però devo dire che, come spesso succede, materiali che con realismo c'entrano poco, ma prestazioni molto molto alte. Mi piace parecchio e ho apprezzato che abbia già l'attacco a un punto. E l'ho usato veramente poco, anzi penso di non averlo mai usato, però ci sarà modo di portarvelo sicuramente. Subito dietro troviamo un Evergreen, ovvero il Winchester. Sei proprio tu, John Wayne? Ovvero la carabina di COD. L'ho preso perché in vero legno, sia il calcio che paramano, sostanzialmente sono un gran fan dei film western, quindi è bellissimo poter fare questa cosa. Sempre per quei fucili che tanto non uso mai, però sono fighi, c'è il BSR-10, tipo fucile da caccia che vediamo in tutti i cosi. Questo mi fa abbastanza cacare in realtà, sia perché il legno, vabbè, è fatto abbastanza bene, ma neanche troppo, e poi perché tutti quanti sbagliano la canna, che è sempre quella di un Barrett sostanzialmente, ed è troppo grossa. Fa quello che può, costa poco ed è carino, insomma. Sopra c'è sempre un'ottica della JS Tactical, è la tipica ottica zoom 4x32, ma non è niente di che. I caricatori sono giusto qua sotto al paramano al posto di in questa parte qua, e vabbè, sono i tipici caricatori da sniper.
Mettiamo la pasta. Nell'ultimo pianale ci sono quei fucili che io chiamo dimenticati, ovvero roba che veramente non uso da una quantità di tempo indecente. Ritroviamo come evergreen quel fucile a pompa che avevo fatto vedere, che non è funzionante, però ha questo sistema di scarrellamento molto figo e mi ero innamorato, l'ho preso semplicemente per estetica e poi dopo, come avete visto, ho preso l'M870 Tokyo Marui. Dietro c'è il mio questo qua, no? Closing time. Questo è, come potete vedere, una K47 molto moderno della Golden Eagle. È un fucile che di base è economico, ma è stato pompato per fare 30 palline al secondo. Ero abbastanza infigato di AK, l'ho trovato a un prezzo decente, nel senso che costava relativamente poco. Ho detto, sai cosa c'è? E facciamoci pure l'AK. È stato modificato dentro, hanno cambiato la TOPAP. È carino, ma non lo uso veramente mai perché mi alleno quando vado a giocare sempre con i soliti fucili. Quindi cercherò di portare, quando comincerò a portare gameplay, qualcosa di nuovo. E poi abbiamo il fucile della mia seconda fase del soft air. Quando mi ero fermato e poi ho ripreso, questo è stato il primo fucile che sono andato a comprare. È una K74 Beta Spetsnaz, quindi quelli, gli acappini, quelli piccolini. È veramente orrendo, tra l'altro non so perché, cioè so perché ed è una cagata, le plastiche del paramano fanno questo bellissimo effetto dove incollano le mani e gli si attacca tutto lo schifo. E l'avevo fatto anche modificare abbastanza bene, avevo fatto cambiare la TOPAP, gli avevo fatto mettere il rail per il mirino e ci ho giocato tanto all'inizio quando stavo riavvicinandomi. Adesso ovviamente è obsoleto e praticamente inutilizzabile. Tra l'altro avevo perso anche il culo del calcio, quindi è veramente uno di quei fucili che metto dietro a tutti ed è giusto che sia stato dimenticato. Abbassandoci ulteriormente troviamo un po' di quell'attrezzatura varia. C'è un misto di roba, sostanzialmente sono fondine varie. Questa Vega Holster qua, che costa un sacco di soldi e l'ho presa perché l'ho trovata nell'usato, costava veramente poco e non mi sono accorto che era a sinistra. Questa fondina da attaccare sul tattico, che non è mia, la devo intuire. Ciao Limon. Questa qui, che invece è una ascellare. La vostra solita fondina cosciale. Questa era una delle prime rigide che ho comprato, era quella da Glock, quella che normalmente avete così. Ho fatto una capriola perché ero deficiente e ho spaccato le viti. Questa qua è molto carina, invece è una di quelle tipiche fondine da militare che vediamo in tutti i film. È completamente inutilizzabile perché è di una macchinosità da aprire che fa schifo, quindi ce l'ho per estetica. Sempre in linea di caricatori c'è questo drum mag per il G36, molto molto figo perché si può ricreare l'Holger di Call of Duty. Fondina regolabile, multiforma, multi incredibile, carina e utile se volete mettervi la roba sul tattico, si adatta a varie pistole, però è abbastanza scomoda. Pallina di plastica. E poi veniamo a una roba interessante che ho scoperto di recente. Io che sono abbastanza magro nelle gambe, per quanto sia enorme, molte volte quando vado a giocare soft air, avendo tanta attrezzatura addosso, anche perché scelgo sempre dei fucili leggeri, mi viene a far male alle gambe. Ho trovato queste ginocchiere, che non sono propriamente ginocchiere, sono delle tutori sostanzialmente, che mi danno una mano a non aver male alle gambe. Vi aiutano se magari pesate anche abbastanza o se avete problemi motori ad alleggerire il carico sulle ginocchia. Io che ho le ginocchia che sono stronze, può essere molto d'aiuto. Stessa cosa per questi, sono sempre dei tutori che vi potete mettere attorno alle braccia e se avete problemi al gomito vi danno una mano anche a stare a puntamento per più tempo. Subito qua di fianco troviamo un'altra di quelle ceste di roba dimenticata barra inutilizzata fin quando non me ne viene bisogno. Varie piastre per il tattico. Per quanto riguarda le piastre per il tattico ce ne sono sostanzialmente di tre tipi. Semplificherò molto, non venite a scrivere, ce ne sono 18, lo so, ok. Semplicemente è queste piastre qui sono simil morbide in foam, sono queste qua invece dure. E consiglio, se le avete nel tattico, toglietele. Parole dure. Perché non respirate con questi affari, perché non si piegano un minimo e non buttano fuori l'aria come dovrebbero. E poi ci sono le migliori che ho dentro tutti i miei tattici, che sono o quelle in spugna molto morbida, che quindi si adattano al vostro corpo e vi permettono di espandere il torace e respirare, oppure quelle di questo modello qui, che è sempre in foam però a memoria di forma, in modo tale che quando ve la mettete dentro poi si adatti meglio al vostro corpo e si pieghino in maniera più comoda. Bene, per impepare un attimo il video vi faccio vedere uno dei miei due setup principali. Questo qui è il mio setup Ranger Green. È ancora un po' spoglio perché devo finire di prendere tasche e altre cose e poi ha un problema sostanziale. Visto che il Ranger Green è un colore che non sempre si trova, la base del tattico è un Emerson, che fa abbastanza cacare, cioè ha questo sistema sempre a sgancio rapido, simil QRB, però non è quello che dovrebbe essere. Tu sei chi sceglie e cerchi di essere.
ho corretto mettendoci delle tasche veramente molto fighe. Tutte le tasche che ci sono qua sopra sono Templar Gear, comprese anche questa qui, portaradio. Se sul tattico ho risparmiato, sul cinturone invece no, in quanto tutte le tasche sono Templar Gear e anche la base della cintura Templar Gear. Mi sta arrivando la Cobra Belt da mettere qua sotto in modo tale che... E quindi poi sarà completa e ha due portacaricatori, un portagranata, questa drop down pouch che è veramente fighissima, ragazzi. Cioè la roba Templar è veramente una sbarra. E poi dopo questa utility belt su cui devo per forza mettere un attacco velcro per metterci le patch, anche se vado poi a rovinare l'impermeabilità. Per quanto riguarda il macro funzionamento del tattico, io tendenzialmente li acchitto sempre nello stesso modo. Tripla davanti, portaradio, porta, granata di fianco, ve lo farò vedere sul setup principale che è quello urbano. E poi metto sempre una cinghia a un punto. Non perché usi sempre solo cinghia a un punto, io vado con Mantis per le cinghie a un punto perché sono fenomenali, ma perché comunque una volta che sul tattico è montata, poi ultimamente sto usando molto cinghia a due punti, infatti sui fucili principali dopo lo vedrete, però queste qua sono molto comode, anche se volete trasportare due armi, risulta comodo averle montate, poi se non le usate, non le usate, se invece le volete usare. Come base di tattico, come avete visto e vedrete, mi piace molto il sistema veloce di sgancio, quindi QRB, perché sono comodi, mi piacciono tattici piccoli che possano, che non coprano tutto il corpo, che non ingolfino, e soprattutto che abbiano abbastanza spazio sia vicino al collo che sotto l'ascella sostanzialmente, in modo tale da potersi muovere ed essere comodi. Anche perché così, una volta che uno ha il tattico leggermente alto, e questi sono abbastanza piccolini sul busto, poi dopo va a mettere un cinturone e completa il setup ed è veramente molto fico. Bene, siamo arrivati alla parte più cicciosa del video, quello che tutti state aspettando, ovvero la caterva di armi da soft air e le modifiche che gli ho fatto sopra, quello che mi piace e quello che non mi piace. Volevi. E invece no, partiamo con un'altra cosa, se no mi chiudete il video. È comunque interessante, quindi non andate via e non skippate. In generale, partendo dall'alto, abbiamo il mio setup urbano, di cui vi parlo dopo perché lo tiro giù e ve lo faccio vedere. Il mio fucile a pompa a gas Marui M870 Tactical, ma questa roba qua ve la faccio vedere dopo. Ma voi mi state pigliando per il culo! Ogni scomparto ha attrezzatura varia. Partendo dall'alto, qui ho la miriade di caricatori monofilari, perché adoro i monofilari. Io farei il bagno nei caricatori monofilari se potessi. Di vari tipi, sostanzialmente X-Mag, adoro infinito per gli X-Mag. Poi questi GNG, carini, non so neanche da dove vengono. Sono stato amante per tantissimo tempo dei Castellan Simil P-Mag, sempre monofilari, molto belli. Mentre questi sono i Garder da 140, che sono perfetti con il mio Masada ACR. Chi ha visto il video sull'MCX invece questi li riconoscerà, sono quei caricatori trasparenti super ficcanti che ne ho comprato uno perché mi piaceva avere un po' di completezza all'interno. Non sono solo questi caricatori che ne ho uno sconsubbio, questi sono i modelli principali. Qui di fianco troviamo il Trillo, saluto Apocas. Pallini vari, le proteine, al cui interno ci sono ovviamente i pallini. Questo bidone qua è molto comodo perché io prendo ovviamente le proteine per allenarmi, ma soprattutto riesco a mettere dentro il caricatore e riempirlo direttamente qui dentro, riempire le siringhe o gli speed loader. Quindi evitate di perdere in giro palline a resto. Una granata finta da soft air che non è mai andata, però è figa perché è tutta in metallino. Pallini, roba che non vi interessa. L'unica roba che vi può interessare, l'avevo fatta vedere anche nell'altro video, sono le cartucce CO2 della Walter. Sono non CO2 normali della Walter, ma sono CO2 con oil, quindi con il lubrificante per la vostra pistola a CO2. Le mettete dentro, potete fare un ciclo completo, potete pararci quando le usate. Le prestazioni sono inferiori ovviamente con le cartucce CO2 normali e va a ungere e oliare tutto il sistema. Quindi previene rotture e fa la manutenzione quasi da solo. Poi dopo abbiamo questa zona qua. Vado molto veloce perché secondo me ve ne frega il giusto. Tracolle, guanti, maschere, silenziatori e practical effect. C'è quello che ho detto dentro. C'è una miriade di roba, dei silenziatori, maschere. Secondo me ve ne frega anche lì il giusto. Continuando più in basso, qui invece tengo tutta l'attrezzatura per la pulizia, quindi stracci, olio, anche le robe di vernice, i pannetti per pulire le ottiche. Vi conviene non pulirli con uno straccio di carta vetro perché poi dopo si vanno a graffiare e perdono di nitidezza, quindi dateci un occhio. Bombole di vernice, brugole, tutte le robe che vi servono per fare un po' di manutenzione alla vostra SG. E poi, infine, poi abbiamo qui una vasca di caricatori vari, tra K monofilari, non monofilari, questo qua è vecchissimo, lo usavo sulla cappino piccolo là, G36, caricatori corti da AK47, caricatori dei pompa, caricatori del fucile da cecchino, tutta questa roba qua. Ci
siamo abbassati, così che potete ammirare le bellissime ciabattine che avevate adorato nei video della quarantena. Visto che bene o male siamo in zona rossa, abbiamo deciso di mantenere continuità tra i video. Allora, questo è il setup che adoro di più, è quello che ho preferito, ci ho lavorato tantissimo, l'ho modificato in vari modi. Molto semplicemente, cosa c'è qui sopra? Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Base tattico QRB Reaper, tripla tasca della Mantis, cinghia un punto sempre della Mantis, utility bag scrotale, spallina tattica con anche i bossoli. Ne tengo solamente una, me l'avete già chiesto, perché sostanzialmente vi serve solamente sul braccio che mettete fuori. Cioè, in realtà, se fate il cambio spalla vi serve su entrambi, però io per comodità lo metto solo da una parte, perché più siete ingombranti più fate casino. Io ho le spalle abbastanza larghe, perché sono enorme, e quindi diventa troppo ingombrante, troppa roba in giro. Solamente da una parte, abbastanza figo, e ho visto che fanno anche così. Sul retro non c'è nulla, che è l'unica parte che mi è dispiaciuta, perché sarebbe stato bello avere un attacco velcro anche qui dietro. Ce lo si può mettere, oppure ci si può mettere delle tasche apposta. È fatto veramente bene anche dietro, ragazzi. Tra l'altro qua c'è un pallino incastrato. E quello? Da quanto tempo è incastrato lì? Passiamo adesso alla mia parte preferita, che a volte uso anche singolarmente, ovvero il cinturone. Io adoro i cinturoni. Sono partito che riempivo il tattico di 200.000 cose e poi ho effettivamente imparato a agghindarmi, a dobbarmi in cinturone, al che non c'è praticamente spazio, ho dovuto mettere la porta radio, ci ho attaccato la drop down pouch. Comunque, utility bag con attacchi velcro, fenomenale. Gli ho attaccato anche i Chilum e lo scotch, il nastro adesivo, quello nero da elettricista, che vi risulta molto comodo, vi consiglio di tenerne sempre uno. Andiamo di qua. Come detto, tasca portaradio, drop down pouch. Io la metto comunque sempre perché risulta sempre utile, anche solamente per appoggiarci dentro la roba che trovate in giro per il campo o i caricatori, come è intesa. Tasca rigida della Warrior, mi piacciono molto. L'unica cosa che rompe un po' la continuità è che qui questi due portacaricatori, uno per la pistola e uno per i caricatori appunto da M4, siano tan, mentre da questa parte qua li ho messi neri, sempre della Warrior, e poi la fondina rigida. Staccano le due cose, non è proprio bellissima, però questi avevo e mi ci sono abituato, mi ci sono affezionato, quindi li ho tenuti così. Comunque, fondina rigida per la Glock, e poi dopo ovviamente un altro caricatore da M4. Questo è girato al contrario perché così non mi dà problemi né con le stazioni della pistola, perché comunque dalla parte dove non dovrei ricaricare, perché è la mano che tiene il fucile. Questi guanti Mechanics sono diventati i miei preferiti, sono veramente bellissimi, ragazzi, e sono quelli che uso quasi sempre, anche perché li ho comprati e me ne sono innamorato, in finta pelle ovviamente, però con un feeling veramente buono. Sono il modello M-Pact, come leggete, e fenomenali, semplicemente fenomenali. Questo è quindi il mio setup da urbano. Può essere utilizzato con cinghia a due punti, io tengo sempre quella a un punto, come vi ho detto prima. È comodo, riesco a farci tante cose, posso usare solo il cinturone se mi viene la necessità, oppure puoi usarlo nel suo completo quando voglio farlo. E mi ci trovo veramente bene, non sto qua a spiegarvi e dilungarmi più di tanto. Ah, dimenticavo, ci ho montato un'accetta. Ho montato questo affare in modo tale che io possa andare in giro con l'accetta, che ovviamente è finta, è una dummy, però nel senso, croccante. Per finire il mobile troviamo il mio M870, è un M870 Tactical Tokyo Marui. Me lo continuate a chiedere anche nell'altro video. È un fucile a gas, avete il serbatoio qui dentro, forse lo recensiremo, fatecelo sapere nei commenti. È un ottimo fucile a gas, devo dire, mi piace veramente tanto. Bisogna allenarsi per imparare a usare questi affari. Mettete la cartuccia qua sotto e poi dopo l'andate a cambiare. È un pochino macchinoso andare a ricaricare, vi ci dovete applicare. Ti ci devi applicare! Non mi fai paura, ti ci devi applicare! Vi ci dovete applicare, e però poi dopo diventa tutto fattibile. Ci ho montato un RIS qua sopra, il portacartucce laterali, che è attaccato ovviamente a questo RIS qua sopra, abbastanza comodo, più che tenerle addosso al tattico. E poi adesso ho ordinato, e momentaneamente ci ho montato questa, un anellino che voi andate ad attaccare qui intorno, che vi permette di attaccarci una cinghia a un punto, due punti, tre punti, quello che vi pare. Cioè, in realtà no, solo uno, due, comunque. E questo perché non avete modo di trasportarlo in un altro modo, in quanto o mettete una cinghia a due punti che si attacchi qui e qui davanti. Comunque mi arriverà a breve tramite il negozio, e che vi lascio anche il link in descrizione, tra l'altro andate a visitarlo, e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. A caso mi vengono in mente durante il video, fatelo. Un comparto segreto è questo qua. Cosa c'è qui dentro? Tutti i caricatori per le batterie e poi il mio porta batterie. L'ho attaccato lì dietro, è comodo perché ci sono sempre attaccati, uno le lascia in carica e poi li viene a staccare. Prima di parlare del muro di patch vi dico che prendetevi un borsone da Softair. Questi borsoni qui sono la salvezza, perché a un certo punto arriverete ad avere un sacco di cose e gli zaini non sono così funzionali. Questi affari invece sì, potete metterci dentro anche l'elmetto volendo, avete meno roba sparsa in giro, tutto compresso in un unico posto, comodo, trasportabile, e potete metterci tutte le vostre patch e il resto.
Hai bisogno di qualcosa? Passando adesso al muro di patch, qui abbiamo tutte le mie patch, alcune mancano, alcune sono attaccate ovviamente. Spero che mi arrivino altre delle vostre patch in modo tale che questo diventi un pochino un altarino per i fan. C'è un po' di tutto, patch del Monopoly, patch di un'altra cosa, la mia collezione di patch di Metal Gear Solid adoro, quelle della Umbrella adoro ancora di più, e oltre a tutte queste cose qua ovviamente la patch più bella di tutte, ovvero quella della nostra squadra, il Parabellum. I guanti, adoro i guanti Mechanics. Ma non mi dire. Cioè li adoro veramente tanto, li trovo veramente comodi, c'è un motivo se li usano in tanti anche nella vita vera e soprattutto nei film, cioè sono diventati veramente un fenomeno mondiale i guanti Mechanics. Li ho un pochino in tutte le salse, neri, questi qui molto fighi con le scritte bianche, tan, multicam, originale sporchi di sangue finto, e poi ci sono questi, quelli più attenti di voi avranno notato che non sono originali. Perché non sono originali? Red, beh, perché li ho comprati su Wish. Vuoi colare me? Ci stavamo chiedendo, e me lo chiedete ogni tanto, com'è effettivamente questa roba molto economica che trovate sui siti come AliExpress o in questo caso Wish, e sì, vanno bene se vi dovete allenare in palestra e non vi importa, perché in realtà sono inutilizzabili, cioè dentro hanno le cuciture che sono molto scomode, hanno quelle cuciture che pingono sulla punta delle dita e poi sono piccoli, non funzionano, sono stanchi e il resto, cioè nel senso c'è un motivo se le cose fatte bene costano. Come sta andando? Siete carichi? Siete ancora qui con noi? So che c'è un sacco di roba, spero vi stia interessando, io mi sto divertendo un sacco a farlo, un po' meno il povero War che è lì che deve tenere sulla videocamera e sentirmi blaterare per ore. Passiamo adesso alla ciccia. Allora, partiamo dalle pistole, però, breve premessa, parlerò velocemente, non mi soffermo sulle cose singole, altrimenti qua viene il video non di 40 minuti come già sarà, ma di 85. Quindi, fazzolettone, scout. Sì, sono stato uno scout, ve l'ho detto anche nelle risposte. Pagliaccio. Lo toglierò e ti devi vergognare. Prima pistola, Colt con intarsiature cromate, è veramente molto figa, la marca lasciamo stare, è a CO2 e l'ho presa solo perché io adoro le 1911 e questa qua era veramente molto zarra, tamarra, arrogante. Prossimo. Questa non è la mia primissima Glock, è lo stesso modello però, G17 Gen 4, e l'altra, la prima che avevo, mi è stata sottratta, derubata, maledizione, resto, molto carina, ci siamo passati tutti, è bella, carina, piacevole, gustosa. Beretta, Beretta. Il mio grande amore, The Wesson, canna da 2,5 pollici. Adesso sto decidendo se prenderne un altro, cioè lo prenderò sicuro, non so se prenderlo da 4 pollici di canna o 6 di canna. That's quite big. Datemi una mano a scegliere nei commenti, per favore. La cosa figa ovviamente è che hai bossoli dentro, quindi poi dopo è iper realistico perché li potete andare a mettere dentro e ricaricate come dei pazzi. Ovviamente se volete anche solo pensare di poterci giocare in maniera funzionale dovete prendere gli speed loader, quindi voi aprite e li buttate dentro. Prima di muoverci verso le Glock abbiamo le mie FNX45, stupende, volevo usarle a Kimbo, le ho comprate, ne ho comprata un'altra solo per usarla a Kimbo, gli si è rotto il gruppo di scatto, breve storia triste, sono però fenomenali, mi sento quasi come Lara Croft. Silenzio. Silenzio. Sempre per la rubrica a Kimbo. Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? Proviamo G35 della VUE con selettore di fuoco per sparare anche a raffica e G34 che invece è Glock 34 Umarex, perché Umarex ha pagato i diritti, VUE no. Entrambe hanno top-up della Maple Leaf per sparare più dritte. Sulla Umarex ho montato anche il mirino, sto ancora imparando ad usarlo perché bisogna allenarsi, le adoro, fine. Poi abbiamo questa che fa schifo, M11 Ingram. Se avete giocato a GTA, come ho sempre detto, l'adorerete. Ha anche la possibilità di regolare il calcio. Potete fare veramente i ragazzi del ghetto. Granate, lanciagranate. Il signor Pallottola, lo adoro, è sostanzialmente un lanciagranate a mano. Mettete il coso dentro e poi dopo andate a sparare. Delizioso, piacevole, gustoso. Sono veramente contento di averlo comprato e praticamente mai utilizzato perché già solo averlo in casa mi rende contento. Sempre per la stessa rubrica dei lanciagranate abbiamo anche questo. Sta benissimo sotto il G36 perché è proprio il lancia puffi. Si è messo i puffi! Di COD, molto carino e pesa un'ira di Dio, quindi non l'ho mai usato, però è validissimo. Successivamente troviamo, oh cazzo, le granate a bomboletta di CO2 che poi esplode, questo guscio qua si rompe e partono i pallini. Una mina a pressione, non l'ho mai utilizzata, non vedo l'ora però di poterlo fare. E queste granate qua da lancio ve le consiglio perché sono abbastanza economiche e sono un pochino più affidabili delle Okatsu, che il tempo in cui implodono è un pochino variante a seconda di quanto le avete tenute bene. Queste invece esplodono sempre.
per questa tranche del video super mega fumogeno incazzato. Gli altri li ho finiti, normalmente ne ho sempre uno di un tipo, uno di un altro, e prendete i fumogeni, sono utili e poi magari sono come il goldone, no? Cioè non sempre li dovete utilizzare, però è bene che voi ce l'abbiate dietro. Bene, ultima parte del video, parliamo dei miei fucili, quindi le repliche SG che io uso a giocare a soft air, quali sono le mie preferite, perché, per come, bla bla bla. Primo da tutti, qui che svetta in alto, c'è la mia carabina R15, ovvero l'SVA 09 Specna Arms. È una bella bomba, è veramente un bel fucile, devo dire. Ci ho montato sopra l'ottica zoom, simil Mustang, da 1,5. fino a 4, veramente molto bella, ha anche la possibilità di attivare il reticolo, quindi illuminarlo, e c'è in tre colori, tra cui il blu, che è fico, perché normalmente il blu non lo si vede mai. È veramente un gran fucile, devo dire, ci ho montato anche la tube-up della Max Model per regolare l'op-up in maniera perfetta e ho i traccianti su questo fucile, quindi è veramente una bella bomba. Questo è il fucile che uso per tirare da lontano, è un fucile che, per come è stato moddato, quindi con tutte le modifiche interne, ci ho fatto dentro l'MC3, permette di tirare veramente molto lontano in maniera molto molto precisa, quindi è in questo assetto appunto da tiro da cecchino quasi. Fenomenale, lo adoro, l'ho usato tantissimo, ci ho fatto delle partite della Madonna, e molto molto bello, ve lo consiglio profondamente. Ve lo tiro fuori, tanto non si vede. Abbiamo il mio ACR Masada, lo adoro, anche questo l'ho fatto modificare, è un fucile sostanzialmente da torneo, fa 30 palline al secondo. Non ve l'ho detto, anche l'SVA 09 arriva a 30 palline al secondo, sono stati tutti modificati con MC3, su questo ci ho fatto una lavorata veramente importante. È un fucile abbastanza vecchio, quindi anche gli interni sono un pochino vecchi, ma l'abbiamo reso veramente un laser. Ho optato per questo giro per un assetto un pochino più incazzato, quindi più fucile d'assalto e meno da tiro così preciso, mirino T1, puntatore laser piccolino, semplice da utilizzare, che mi occupa poco spazio visivo, insomma, quando entro in puntamento. Unpack, in modo tale che lo posso utilizzare anche di notte. Remoto, e adesso sto ancora cercando di trovare un calcio da mettere sotto la canna che mi soddisfi. Anche questo è uno di quei fucili in cui mi sono veramente innamorato, è bellissimo, e il Masada è sempre il Masada. Forse perché il Masada è sempre il Masada. La trinità dei miei fucili, abbiamo questo. Questo è in realtà un po' un progetto ibrido, ovvero la base è un Evolution Cerakot, quindi era stato pensato per essere un M4. Poi ho fatto uno scambio col Bone War e ho preso il RIS del suo vecchio Honey Badger e ce l'ho montato sopra, quindi è diventato una specie di fucile M4 ibrido Honey Badger. Questo è quello che ho curato un po' meno dei due, non lo uso da tanto, era un assetto particolare. Modifiche interne meno rispetto agli altri, penso abbia un MC1 se non sbaglio, spara bene, però è diventato obsoleto in fretta e ho preferito concentrarmi quindi sugli altri fucili. Però questo è stato uno di quei fucili con cui ho veramente giocato tanto e lo riprenderò un giorno, probabilmente ci giocherò ancora un po'. Ma non è questo il giorno! E ci stiamo avvicinando alla fine, direi che c'è rimasto solo il bellissimo G36 Specna Arms. Mi è piaciuto e ci ho giocato veramente tanto con questo, e tra l'altro sono stato un deficiente perché mi ero impuntato e gli ho cambiato il RIS, quello originale era in alluminio aeronautico, era molto molto più bello, però ho fatto questa cazzata qui e ci ho giocato tanto, non è più che altro modificato ed è la prova che uno per giocare bene non ha bisogno di un fucile extra moddato e può cominciare con una roba non sicuramente iper economica ma abbastanza buona. È un G36, è un G36, bisogna averlo insomma tra la collezione. E questo è effettivamente il primo vero fucile da soft air che ho mai utilizzato. Prima avevo un M4 scasso ma non vale, questo è il modello che adoravo, è il G36K, quindi quello col maniglione e l'ottica integrata. Ci ho giocato veramente tantissimo in un periodo in cui non sapevo neanche come si regolava l'op-up, tra l'altro. È bello perché è lungo, pesava un sacco all'epoca, non riuscivo manco a utilizzarlo, e anche con questo ne ho fatte di partite. In conclusione, uno dei motivi per cui sono stato insultato tantissimo nell'altro video della stanza, la mia M60 è un guscio, dentro gli interni sono vuoti, è questa bellissima roba qua che non tiro fuori perché sono più le bestemmie e il resto, è veramente molto figa, non è una Minimi, è un M60, mi sono confuso, ok, ho detto una cappellata. Ultima parte del video, veramente molto veloce, qui ci sono 200
450.000 tasche diverse, non ve le tiro nemmeno fuori. I Multicam Tropic, Woodland, Tan, Nere. Qui è dove tengo sostanzialmente tutti i pezzi di ricambio per i tattici e per come li voglio modificare. Mimetiche, ve li faccio vedere qua. Guardate come sono belli sporchi ancora questi. Abbiamo due mimetiche sostanziali: il grigio, quindi l'Urban Grey, Invader Gear, e il... sempre sporchi perché sono stati usati, e il Multicam Tropic, sempre Invader Gear. Questi sono i due colori che utilizziamo, ovviamente boschivo e questo ovviamente in urbano, con ovviamente il... questi invece sono puliti, il pezzo sopra grey e il pezzo sopra Multicam Tropic. Un'altra tipo di mimetica che non uso quasi mai ma dovrò farlo è questa Gorka, che è la mimetica russa, sia pantaloni che la giacca. Poi ho un pezzo sopra nero, lì ci sono un paio di tasche, questa mimetica dell'esercito che mi ha dato tra l'altro il mio vicino, che ringrazio tantissimo. Bla bla bla, sostanzialmente queste sono le mimetiche che uso. E visto che siamo in tema di mimetiche, qui ci sono tutti gli altri tattici. Non ve li faccio vedere perché sono cagatine sostanzialmente, c'è un po' di tutto il resto. Questo era il mio vecchio cinturone da boschivo, che è stato poi sostituito con il Ranger Green, una roba un po' così, gli avevo attaccato questa fondina. Sono un po' pezzi e bocconi di varie robe. Per le mimetiche io tendo ad utilizzare anche molto i jeans quando gioco in urbano, quando voglio di cambiare un po' senza mettermi tutta la mimetica. Quindi jeans comodi e resto con una cintura e vado a giocare casual. Grazie. Robe varie, borsa con passamontagni, sciarpe, kefie, le granate utilizzate che io conservo, le nomino e poi dopo le conservo perché sono matto. Non mi dispiacerebbe affatto, no! E poi, effettivamente, per concludere questa epopea di video, ci sono le borse per i fucili. Prima tra tutte, un reperto archeologico degli anni bui che mi ha lasciato un mio amico, l'ho anche aperto male. Questo M4 simil Vietnam è vecchissimo come fucile, marca ignota, calcio improbabile, aveva anche il suo, ostia, maniglione, e è un fucile che secondo me non si trova e quindi ho pensato di tenerlo qui. Borsa doppio portafucili della Hatfield, qua infatti ci andava il suo loghino, molto carina, un sacco di tasche, porta caricatori, possibilità di infilare tasche nei passanti molle, utilizzando anche questi strap si può andare a fissare il fucile in modo tale che non vi sballonzi. Porta cose in cui potete mettere un po' di tutto, compresi i tappini per il vostro fucile. È iper imbottita, iper buona, ve la consiglio. Borsa portafucili normali, economica da 20 euro. Borsa portafucili un po' più importante, con più tasche, pazzi vari per la pistola, da 30-40 euro. E poi ci sono quelle rigide, che sono le custodie che sto preferendo in assoluto ultimamente. Non concentriamoci su gli adesivi perché la metà non li posso far vedere. Qua ci sono un sacco di tette, infatti. Borse qua dell'Evolution, tra l'altro, ve le consiglio perché hanno la spugna morbida dentro, in modo tale che voi mettiate il fucile e questo non si muova quando andate a chiudere, che sia sotto sopra o no. E la mia è piena di pallini perché sono un casinista, però sono le migliori queste, le adoro. Non hanno la possibilità di riempirle con tutti gli accessori, ma il vostro fucile è coccolato e al sicuro. Questa invece è quella del pompa ed è uguale all'altra, è un pochino più lunga, sembra meno quella di un fucile più quella di uno strumento. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video mastodontico, verrà di 2000 minuti, spero vi piaccia perché ci è voluto veramente tanto. E a proposito, vorrei ringraziare tutti gli iscritti, tutta la gente che ci supporta, tutta la gente che ci segue sui social, compreso Instagram. Seguiteci su Instagram, link in descrizione, pubblichiamo un sacco di contenuti e ci date una mano a capire cosa portarvi e cosa vi interessa. Successivamente, e ovviamente ringrazio tantissimo il negozio che mi permette di fare video, ci fornisce l'attrezzatura per fare tutto questo genere di cose. E soprattutto ringrazio il vero operatore segreto di questo video, ovvero il buon War, che ha tenuto la videocamera tutto il tempo e si è fatto un culo così per stare dietro a tutte le robe che vi dovevo dire. Io vi saluto, spero che questi video speciali vi siano piaciuti. Rimanete sintonizzati perché a breve usciranno dei contest più succosi. So che alcuni volevano la pistola, volevano delle robe più ciccione, ci stiamo arrivando. Non è proprio un periodo comodo per fare queste cose, però a breve faremo della roba più grossa, più cicciona. Grazie a tutti ragazzi e stay angry. Deadpool è immortale. Però appunto. Tu no. Name's Lois. Right there. Murphy still grabs.